vai. Uno, due, tre, vai. Il prato è verde, più verde, più verde. Sempre più verde, sempre più verde. Il cielo è blu, blu, blu. Molto più blu. Ancora più blu. A Gaza non c'è energia, niente acqua, niente carburante. Le scorte di cibo sono esaurite. Gli ospedali sono stati bombardati e non ci sono più le medicine per i feriti. La gente non trova nulla da mangiare, mangiano i fogli degli alberi, non si trova nulla. Il 29 febbraio hanno ammazzato 150 persone. Perché devono prendere un pezzo di pane? Li hanno fatti andare, li sapevano e li hanno ammazzati. Si sono nascosti sotto le ruote dei tir. Sapevano l'unico posto dove possono nascondersi, invece li hanno sparati lo stesso e li hanno ammazzati i militari israeliani. Nessun essere umano può essere insensibile al massacro che vediamo tutti i giorni. Chi non fa niente o chi sta in silenzio rende possibile questo massacro, e anche lui è un complice. Tutti coloro che danno le armi per massacrare i palestinesi sono criminali di guerra. Gli israeliani hanno un obiettivo ben chiaro, ovvero sterminare tutta la popolazione palestinese. Ringrazio molto tutti i medici, soprattutto per il loro lavoro svolto in condizioni pessime, che tutti noi sappiamo. Ringraziamo tutti i giornalisti che hanno operato sul campo. Tra loro ricordiamo in particolare il giornalista Yoel Dahdur, che lavora al Jazeera, che lavora con il Jazeera e che ha scoperto in diretta TV che la sua famiglia è stata terminata dall'esercito israeliano. Inoltre ringrazio tutte le mamme palestinesi che hanno dato un'ottima educazione ai propri figli, educandole ad amare la patria e qualsiasi condizione essi si trovano, a ringraziare sempre Dio. Chiediamo una pace duratura, un cessate il fuoco immediato e definitivo. Vogliamo una Palestina libera, vogliamo uno Stato palestinese. Basta, 75 anni che soffriamo, non è possibile avere i bambini che vogliono. Basta, basta, basta. Dopo 30.000 persone che sono state uccise dai bombardamenti di Israele, non si può rimanere in silenzio. Bisogna scendere nelle piazze, urlare la pace. 80% sono bambini, bambini e donne. Come sono qui presenti, potrebbero essere nostri figli. Domani, insieme a un convoglio, insieme ad altri colleghi e colleghe, a ONG, associazioni, andremo di persona al confine di Rafah. Andremo lì per testimoniare quello che sta succedendo, per un cessate il fuoco immediato. Io non ho visto dei terroristi, io ho visto dei bambini mangiare rifiuti, ho visto bambini nel fango, gente in condizioni disperate dentro un carcere a cielo aperto. Immediatamente corridoi umanitari, ci sono oltre 93.000 persone ferite, non c'è più niente, è una popolazione che sta morendo di fame. L'Italia deve essere promotore di un consesso di pace che aiuti questi due popoli a una pace definitiva. È il punto centrale, il riconoscimento dello Stato di Palestina. La pace si costruisce con la pace, non con le armi e con la guerra. Basta massacri. Allora, la guerra di Israele contro Gaza sta provocando una tragedia umanitaria di dimensioni epocali e c'è sotto gli occhi di tutto il mondo intero. Intanto Israele e i suoi difensori non fanno altro che dipingere loro stessi come delle vittime, a trovare giustificazioni con mille artifici dialettici ai quali non crede più nessuno, perché è chiaro che stanno soltanto violando i diritti di un popolo che da quattro generazioni sistematicamente defraudato della propria terra e della dignità. Allora, mentre i popoli di tutto il mondo guardano sgomenti questa carneficina, in Europa e anche qui in Italia, la nazione che ha lottato per la resistenza, che ha scritto in Costituzione che ripudia la guerra, anche qui soffia il vento gelido della corsa agli armamenti. Intanto
La Leonardo nel 2023 ha ricevuto ordini per 18 miliardi di euro e ricavi per 15 miliardi di euro. E quindi tutti sono felici di fare affari. Intanto la Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA ha dichiarato che la causa promossa dal Sudafrica contro lo Stato di Israele può andare avanti, ma la nostra informazione che si arrampica sugli specchi con mille artifici che in realtà servono solo per promuovere un unico punto di vista che tendono solo a silenziare il dissenso. Non tutti hanno ricordato il sacrificio di Aaron Bushnell, un soldato americano che qualche giorno fa si è dato fuoco davanti all'ambasciata israeliana di Washington, dicendo, spiegando che il suo martirio era dovuto a quello che stava succedendo in Palestina, e ha detto: quello che soffrirò io non è niente rispetto a quello che sta soffrendo la popolazione di Gaza. A me dispiace per i giovani, sicuramente molti di loro sono entrati veramente come una doccia fredda nell'età adulta, però io dico che la voce dei giovani quando si alza è chiara e cristallina, ed è per questo che danno fastidio, ed è per questo che a Pisa qualche giorno fa sono stati silenziati e manganellati dalla polizia. E questo non è un pericolo per la nostra democrazia. Ci teniamo solo a ricordare la questione cruciale del ripristino dei finanziamenti dell'UNRWA e degli aiuti umanitari a Gaza. È imperativo riconoscere l'urgenza di questa situazione. L'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei palestinesi nel vicino Oriente svolge un ruolo vitale nel fornire servizi essenziali, comprese l'istruzione, l'assistenza sanitaria e sociale a milioni di palestinesi. Tuttavia l'Agenzia ha recentemente affrontato una grave crisi finanziaria che minaccia la sua capacità di mantenere questi servizi vitali. È essenziale che la comunità internazionale fornisca assistenza umanitaria e immediata a Gaza per alleviare le sofferenze della popolazione civile. Questo non è solo un imperativo umanitario, ma è anche una questione di pace e sicurezza regionale. Purtroppo la guerra è tornata ad essere uno strumento di regolazione dei conflitti, mettendo a rischio la sopravvivenza dell'umanità. Quello che sta accadendo è mostruoso e sta spazzando via l'umanità e il diritto. Fermiamo il genocidio a Gaza, fermiamo le guerre, i crimini di guerra, il riarmo, l'apertura di nuovi fronti. Chiediamo impegno per il cessate il fuoco di tutti i conflitti. La guerra non è mai una soluzione e l'orrore non deve diventare un'abitudine. Chiediamo la fine dell'occupazione e della violenza in Palestina, la messa al bando delle armi nucleari, la riduzione immediata delle spese militari a favore della spesa sociale e sanitaria, per la tutela ambientale del territorio, per una difesa civile non violenta. Diciamo basta a tutte le guerre, pace giusta in Palestina e ovunque. Quello che sta succedendo a Rafah è terrificante. L'offensiva di terra di Netanyahu prepara una nuova Nakba, come dicono gli arabi, una nuova catastrofe, la dobbiamo dire in termini netti. Il governo sionista israeliano sta preparando una pulizia etnica a Gaza e in Cisgiordania. Le lacrime di coccodrillo di Stati Uniti, dell'Unione Europea, beh, è roba di cui non sappiamo cosa farcene. Per questo soltanto la mobilitazione dei popoli può oggi fermare questa guerra e creare una nuova prospettiva di rovesciamento delle classi dominanti in Medio Oriente e anche qui in Europa. Eni ha appena vinto dal Ministero dell'Energia israeliano un appalto, una licenza per esplorare i giacimenti di gas a 20 chilometri dalle coste di Gaza. Questo significa una cosa molto chiara: il governo sionista israeliano ha rubato il gas ai palestinesi e il governo di Israele sta spartendo il gas dei palestinesi con le principali imprese capitalistiche dell'Occidente. I media italiani dal 7 ottobre spopolano le notizie con una retorica che va a giustificare Israele, affermando le sue azioni come legittima difesa sul proprio territorio. Ma come può essere legittima difesa bombardare un ospedale? Come può essere uccidere 30.000 civili e sparare a zero su una folla che sta andando a ricevere aiuti umanitari? E come può essere considerata la striscia di Gaza già adesso territorio unicamente di Israele? Ricordiamoci però che mentre nel nostro paese i quotidiani vittimizzano Israele per trarre consenso alla popolazione con espressioni del tipo presunto genocidio o Israele lotta per difendere se stesso, i leader israeliani dichiarano pubblicamente, cito testualmente,
Con o senza accordo definitivo, Israele manterrà il controllo sulla striscia di Gaza in Cisgiordania. In Medio Oriente ogni giorno giornalisti palestinesi vengono brutalmente uccisi per limitare la fuoriuscita di notizie sul conflitto. E intanto in Occidente, sui social e in televisione, viene tolta visibilità a chi si schiera in favore del popolo palestinese. Affermazioni contro un genocidio vengono definite messaggi di odio. Questa non è descrivibile come libertà d'opinione, ovvero uno dei principi di cui l'Italia si fa forte quando si parla di commemorazioni fasciste e davanti al quale chiude gli occhi se si parla di un genocidio. La pace è una meta che si può raggiungere soltanto attraverso l'accordo e due sono i mezzi che conducono a questa unione pacificatrice. Uno è lo sforzo immediato di risolvere senza violenza e conflitti, vale a dire di eludere le guerre. L'altro è lo sforzo prolungato di costruire stabilmente la pace tra i popoli. Ora, evitare i conflitti è opera della politica, costruire la pace è opera dell'educazione. Viva la pace, con la pace si vive. Non mi sento tanto bene, però sto già meglio se mi fai vedere il mondo come vedi tu. Non mi serve un'astronave, lo so, casa mia, casa tua, che differenza c'è? Non c'è. Dire tutto normale per tracciare un confine con linee, immaginare a bombardare un ospedale per un pezzo di terra o per un pezzo di pane. Non c'è mai pace, ma il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde, sempre più verde. Blue, 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 blue.